Bene, stasera abbiamo concluso il campionato di Serie C con una vittoria 3-1 contro il Celadina. Sono molto contento della prestazione, anche perché abbiamo tenuto a riposo alcune ragazze per il concentramento di domani per l'Under 16 e pertanto quelle che sono state convocate al loro posto, che hanno avuto l'opportunità di giocare, si sono dimostrate all'altezza, con voglia, determinazione e soprattutto quello che ho chiesto prima della partita, con una grande intuizione su quanto accadesse in campo. Il primo set ci è sfuggito via sul risultato, anche se comunque la prestazione è stata buona. E poi dal secondo set in poi abbiamo cominciato a dettare noi il gioco. Molto brava Beschi, che diciamo la prima volta che gioca come opposto titolare in questa categoria qua. Abbiamo fatto anche un cambio nel primo set, dove abbiamo messo dentro Bergamaschi, tra l'altro esordisce in C un 2006. Che comunque si è ben espressa con personalità e nulla. Sono contento chiaramente perché dopo l'eliminazione della 18 per quanto riguarda la seconda fase regionale, le ragazze sono molto rammaricate e deluse, e nonostante ciò comunque hanno giocato con un certo carattere e voglia di mettere in campo tutto quello che avevano. Tra l'altro abbiamo giocato contro Bergamo 1 stasera, perché in realtà Celadina è Bergamo 1, in 18, e abbiamo dimostrato che comunque battendo la 3-1 meritavamo anche noi la seconda fase, ma purtroppo mercoledì non siamo stati all'altezza per superare il vero volley. Dispiace molto questa eliminazione, perché adesso abbiamo praticamente terminato i nostri impegni ufficiali, perché quest'anno non si capisce bene il perché finisce tutto già adesso. Il campionato di esperienza, la Serie C è finita, i 18 siamo fuori, quindi attualmente ho 5 ragazze che non avranno più opportunità di giocare partite ufficiali. Vedremo se riusciamo a organizzare un qualcosa, chiaramente per dargli comunque fase gioco, anche se a me non piacciono assolutamente le amichevoli, perché non danno il senso giusto di quello che è una partita. E quindi vedremo di optare magari verso qualche torneo. Questo è un po' il tutto, è una nota di merito anche a Gasparini, che ha sostituito molto bene Milojkovic. Oggi ho spostato Giacomini come S1, e si è pronunciato bene, bene anche i centri, quindi direi che sono molto contento, ma soprattutto contento per loro.